Verrà pubblicata poi anche sul notiziario UFO più avanti, quando avremo concluso le indagini. Vi anticipo di che cosa si è trattato. Una famiglia possiede una villetta vicino al mare, a 30 metri dalla spiaggia, in una località balneare turistica in provincia di Salerno, e essendo stagione dei temporali, la sera prima si scatena il mondo, grandine, fulmini, tuoni, pioggia intensa, ma anche passaggio numeroso, prima di questo temporale, di aerei non ben identificati. Questo tenetelo come beneficio di inventario, non vuol dire niente, però questi aerei sono passati. Il mattino dopo, la signora che ha all'interno della villa molto alto, ovviamente, per la privacy, mentre va qua nel suo giardino, il suo orto, trova delle misteriose palle, globiformi, di forma irregolare, simili a gelatina e di un aspetto fluorescente, che poi con l'andare dei giorni perderà questa fluorescenza. Non sapendo cos'altro fare, e poi mandarlo, cerca di, cautelandosi, di vedere che cosa può essere questa massa gelatinosa, e con un bastone, come vedete, si vede o lo dobbiamo spegnere? Si vede. Con un bastone cerca di sfrugugliare all'interno di questa massa gelatinosa per vedere che cosa c'è. In effetti non c'è nulla. Questi sono i odori, non dico il sapore perché ovviamente non l'ho assaggiata. Sono messe a disposizione regolare all'interno del giardino, ma molte sono anche sulla spiaggia al di là del muretto di separazione. Quindi evidentemente la caduta, o meglio l'arrivo, non è stato dal mare, perché per quanto le onde del mare siano alte non riescono a superare dopo 30 metri questo muretto di recinzione e a buttare i globuli gelatinosi all'interno della villa. Quindi evidentemente sono piovuti dal cielo, ed è una cosa che ci conforta la DM Cronos, quando a quasi a conclusione delle indagini sappiamo da questa, una delle più serie agenzie informative tipo ANSA, che in Inghilterra è avvenuta più o meno la stessa cosa. Quindi questo ci conforta, anche in questo caso dopo una precipitazione atmosferica violenta e dopo il passaggio di aerei. Ma veniamo dunque, in un exploit di intelligenza, tra virgolette, devo dirlo perché oggi ne abbiamo tanti di problemi tutti, quindi si tende a non accumularne di più, questa signora, non so come, riesce ad avere la mia email. Mi scrive e mi dice, io ho della roba da farle vedere, se le interessa le mando il filmato. La faccio, certo che mi interessa, mi mando il filmato. Una volta visto il filmato, riunisco il direttivo di Galileo, che è la sede del CUN di Parma, tra cui c'è la mia collega, una chimica industriale, c'è un ingegnere elettronico, eccetera, e dico partiamo, e tutti noi diciamo partiamo. Do le istruzioni alla signora via email e la signora mi manda un campione. Purtroppo, devo dire, è insufficiente. Io le avevo detto di raccogliermi il più possibile, ma evidentemente un po' perché è impacciata, un po' perché è spaventata, perché lei giustamente dice, ma cosa sto toccando io? Anche se con i guanti, anche se con tante precauzioni, comunque è una cosa inusuale. Comunque mi manda il campione che arriva regolarmente, sottolineo regolarmente, perché non sempre tutti i campioni mi arrivano. Voi pensate che tutti i campioni che non mi sono arrivati, io lo saprò mai? No. Perché ad esempio la porta del CUN mi arriva aperta, questo per dire, no? Allora, arriva il campione, procediamo con le analisi e salta fuori qualche cosa di veramente strano, per non dire inusuale. Mi dai il word, per favore? Purtroppo ci sono molti termini tecnici che io non posso cambiare, perché la chimica è chimica, come la medicina è medicina, come quant'altro. Sono alcune conclusioni che destano molto interesse, ma non sono ancora conclusioni definitive.
Io spero di poter avere altri campioni o che in futuro si ripeta una cosa del genere. Quelli dell'Inghilterra ovviamente non ne parliamo nemmeno di poter avere, perché il meteorologo inglese che fu chiamato da questi signori a vedere queste palline, queste palle gelatinose, disse: ma guarda che strano, perché roba strana, non ho mai visto in vita mia, che faccio il meteorologo da tanti anni, però non so che cosa sono, punto. Questa è la scienza delle cosiddette grandi nazioni. Certo, appunto perché non sai cos'è che devi indagarla, ma siccome probabilmente non c'è ritorno economico, l'ha lasciato perdere. Allora, mi leggo un attimo. Lo leggo perché leggendolo facciamo prima. Il campione in questione è stato spedito dalla nostra associazione all'inizio del mese di dicembre, accompagnato da un'email che illustrava il modo e il luogo in cui il campione era stato trovato. La busta conteneva una sostanza gelatinosa di colore trasparente, qui la busta non è la busta di carta, non pensate che la signora abbia versato la gelatina dentro la busta, no, si trattava di un contenitore in plastica, a tenuta ermetica, inserito poi in una busta di quelle con le palline di plastica come salvataggio. La busta conteneva una sostanza gelatinosa di colore trasparente, piuttosto liquida. La signora responsabile del ritrovamento ha raccontato di aver visto grandi quantità di questo strano gel nel giardino della propria abitazione e anche nella spiaggia vicina, siamo in provincia di Salerno, sul litorale tirrenico. Una mattina, dopo una serata di pioggia e di vento, la cosa ancora più curiosa è che questa gelatina appariva al momento di color viola, quasi fosforescente, come abbiamo potuto vedere noi stessi in un video girato dalla signora stessa che avete visto, e presentava una consistenza piuttosto collosa, ben diversa rispetto a quella giunta a noi. Si stava praticamente riconvertendo, come poi vediamo. Poteva trattarsi, cosa più banale, di una qualche sostanza naturale, portata dal vento e magari prodotta dal mare. Pare però strano, in tal caso, che non si sia mai visto prima niente del genere, come affermato dagli abitanti della zona. La zona è priva di insediamenti di tipo industriale, di qualunque tipo. Non ci sono fabbriche. Per studiare la natura del campione abbiamo innanzitutto osservato come il nostro gel rispondeva ai cambiamenti di temperatura. Tutti noi sappiamo che il gel si chiama così perché è una fase un po' ballerina tra il solido e il liquido e risente molto della temperatura. Messo in frigorifero a 4 gradi, per alcune settimane la consistenza è rimasta invariata. Fatto essiccare in stufa a 50 gradi, il liquido si è solidificato, formando dei piccoli frammenti bianchi simili a pezzi di plastica. In altre parole, abbiamo, non sapendo di che cosa si trattava, abbiamo fornito energia, perché il calore è energia, a piccoli strati, cioè 50-200 gradi, poi fino ad arrivare a 600 gradi, qui ci sono le sorprese. Messi di nuovo in acqua, i pezzi si sono lentamente idratati e si è riformato il gel iniziale. Abbiamo fatto un'analisi all'infrarosso per indagare la natura dei componenti del nostro gel. A questo punto è opportuna una breve digressione per capire qualcosa di più di questa tecnica analitica, cioè la tecnica dell'infrarosso. In questo tipo di analisi il campione viene irradiato con una radiazione elettromagnetica zona dell'infrarosso. Per le molecole attive all'IR si sa che ciascun tipo di legame tra gli atomi che costituiscono la molecola assorbe una specifica energia. Quando ciò accade, lo strumento mostra una banda di assorbimento. Dalla posizione e dalla forma delle bande si possono ottenere informazioni sui gruppi di atomi che compongono il campione, su come sono legati tra loro e quindi sulla natura del campione stesso. Tali dati spesso non sono sufficienti per una sicura identificazione, ma sono sicuramente utili per ottenere qualche indicazione. Sotto lì potremmo anche fermarci qui, perché fin dei conti oggi non vi dico che cos'è questa roba, allora voi potreste dirmi cosa è venuto a fare, venga a dircelo quando lo saprà di tutto, può anche darsi che non ci arriviamo, però questo mi premeva portarvelo per sottolineare, se ce ne fosse bisogno, quanto alcune persone di determinati istituti o sedicenti tali dicono delle puntini puntini su di noi e su alcuni in generale, cioè che noi non seguiamo un procedimento scientifico, che noi non portiamo i dati, che noi accampiamo delle balle così, tanto per simpatia. Non è vero, noi facciamo quello che possiamo,
e quando abbiamo ottenuto qualcosa abbiamo l'umiltà anche di dire arriviamo fin qui perché oltre non c'è consentito andare. E perché non c'è consentito andare? Perché non abbiamo finanziamenti. Come questi signori invece hanno per dire hai trovato A, non è vero, è Z, sei incappato in B, non è vero, è C. L'importante è negare. Le bande che si notano nello spettro dal quale sono dovute alla presenza di acqua nel campione. La quantità di acqua è così elevata che maschera qualsiasi altro segnale. Questo è in accordo con l'aspetto macroscopico del campione che si mostra come un gel, per definizione composto per la maggior parte di acqua. Gel vuol dire appunto un campione che è composto per la maggior parte di acqua. E qui vediamo, purtroppo è così, torna indietro un attimo. Questo è il diagramma del campione di gelatinoso tal quale, cioè tal preso dal giardino e messo sotto la macchina. E vediamo una serie di picchi che adesso non vi posso stare a documentare perché faremo troppo tardi. Andiamo avanti. Abbiamo pensato a questo punto di ripetere la prova sul gel essiccato per cercare altri tipi di segnali una volta tolta l'acqua. Interessante è stato notare che il campione essiccato a 200 gradi formava una specie di pellicola omogenea e trasparente. Il risultato è il seguente. Adesso bisognerebbe poter avere la possibilità di appaiare o in sequenza successiva le tre fotografie, le tre immagini, per farvi vedere dove le curve differenziano, ma comunque grosso modo si vede anche da qui. La stessa analisi ripetuta sul campione essiccato mostra la drastica diminuzione delle bande causate dalla presenza di acqua. Si notano nuove bande intorno ai 2900 cm almeno 1 e nella zona vicino ai 1100. La prima potrebbe essere dovuta alla presenza di gruppi CH, mentre la seconda potrebbe essere originata da diverse tipologie di legami e dalla presenza di sostanze inorganiche, non basate sul carbonio. A questo punto si è pensato di portare il campione a 600 gradi centigradi per essere sicuri di eliminare le componenti organiche. Quindi finora avevamo tolto l'acqua. Abbiamo visto che danno solamente 50 gradi, dopo si riconvertiva, togliendo 50 gradi la sostanza si riconvertiva. Applicando 200 perdeva l'acqua. Applicando 600 gradi centigradi, addirittura il carbonio che in esso era contenuto scompare. Si è ripetuta quindi l'analisi dopo l'applicazione dei 600 gradi. Vai avanti. Ecco qua. Come vedete è stata fatta una pulizia abbastanza radicale di tutti i picchi, tolto l'acqua ovviamente per primo, per vedere in sostanza cosa rimane. E quello che rimane è molto molto interessante. Ciò che ora si vede sono le bande della componente inorganica del campione, gli altri segnali sono scomparsi. È difficile dire con certezza che cosa le abbia prodotte. Certo, la banda intorno ai 1000-1100 cm da meno 1 ricorda molto quella data dai legami silicio-ossigeno, che formano la silice costituente della sabbia o quarzo. Si può quindi affermare che il campione è costituito, e questa abbiamo terminato, il campione è costituito da una parte organica a base di carbonio e da una parte inorganica che potrebbe essere silice o biossido di silicio, quindi quarzo, proveniente dalla sabbia. Attenzione, ma non la sabbia della spiaggia o la sabbia del giardino della signora. Era già inglobata la sabbia o silicio all'interno della massa gelatinosa e potrebbe essere di origine naturale, anche se non siamo in grado di ipotizzare nulla in particolare. A questo punto uno si deve anche porre qualche, in assenza di quella valida, qualunque ipotesi, a meno che non sia in contraddizione nei termini, può essere valida. Allora, noi abbiamo pensato, non dimentichiamo che il silicio o quarzo è stato rinvenuto in molti filamenti caduti dalle cosiddette chemtrails o scie chimiche di cui si va parlando molto in questi ultimi tempi. Considerando che la testimone dice di aver osservato un cielo denso di scie quella sera, virgolette, ce n'erano anche stamattina sopra le nuvole di quelle persistenti che formano cielo lattiginoso. Qualche dubbio che ci possa essere un legame tra quanto osservato e quello che si è raccolto pare legittimo.
Tutto quanto sopra descritto sembrerebbe essere confermato da una notizia, tanto inattesa quanto gratificante, pervenuta proprio in chiusura delle indagini da fonti indiscutibilmente attendibili, l'ADN Kronos, consultabile all'indirizzo web riportato qui sotto, la quale dimostrerebbe la globalità e ripetitività del fenomeno, dettagli entrambi appannaggio delle chemtrails. Proviamo a vedere se c'è una linea, ma non credo perché prima non l'abbiamo trovata. È molto lungo, se qualcuno ha fatto una fotografia poi la va a digitare in Google e lo trova, perché la pagina non è stata rimossa, l'abbiamo trovata anche ieri sera. Allora, in conclusione, tanto che tu lo trovi, poi ho finito e sono stato nei termini quasi quasi mi spavento da solo, di che cosa è composta questa sostanza? È composta in parte da materiale organico, carbonio, e in parte da materiale inorganico, che è silicio o quarzo. Come mai sono combinati insieme? Sarebbe come combinare in teoria il diavolo e l'acqua santa. Se però ricordiamo gli anni 50, che sono gli anni della prima fantascienza, quella se vogliamo chiamarla ruspante, o dei dischi con le viti bulloni, dati bulloni, in cui gli allora scrittori di fantascienza ebbero a commentare con questa frase la possibilità di un'altra forma di vita diversa da quella che sta sulla Terra. Quella che sta sulla Terra, che oggi noi conosciamo, è basata sul carbonio. Carbonio, quattro legami, eccetera, 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 non vi sto a fare una lezione di più. E se non ci fosse il carbonio, l'unica possibilità di una vita simile, anche se non uguale, a quella basata sul carbonio e quella basata sul silicio, sulle quattro valenze simili che ha il silicio. Tant'è vero che, se non sbaglio, Asimov scrisse nei lontani anni 50 che se sulla Terra si fossero evoluti degli insetti con una portanza fisica maggiore di quella dell'uomo, la Terra oggi sarebbe colonizzata da insetti che sfruttano moltissimo il silicio, e non dell'uomo. Nel nostro piccolo qualcosa abbiamo fatto, adesso proviamo ad andare avanti e speriamo che vada bene. Grazie.